Ai residenti del quartiere 1, che non è solo il centro storico di Piazza Duomo, ma anche San Jacopino, ormai non è rimasto che un gesto scaramantico, quello di toccare il gobbo portafortuna prima di andare a riprendere le loro auto parcheggiate, vista l'escalation che c'è stata in questi giorni di spaccate. È un continuo, oramai ha ripreso un ritmo vertiginoso in questi ultimi giorni in diverse zone, Statuto, qui vicino in Piazza dei Puccini, in San Jacopino la sera su Via d'Eredi, c'è stato in Via Cimarosa, Via Gagliano, insomma è stato veramente un dei raid paurosi. Trovarsi la mattina è un bel regalo, magari mentre vai al lavoro o perché... Insomma, sono sempre soldi che poi devi rimettere una o due volte, secondo che caso vettura hai, insomma, ragazzi, ci rimetti veramente fior di quattrini. Voi del comitato questa sera vi ritroverete per fare un po' un punto della situazione e chiedere alle autorità, insomma, aiuto. Sì, il coordinamento, anche il nostro comitato, cittadini attivista di Jacopino, ma insieme al coordinamento dei comitati, stasera ci riuniamo in una call online, proprio per decidere i prossimi passi. Ovviamente chiederemo degli incontri nuovamente con tutte le istituzioni, prefettura e il questore e il nuovo sindaco, che chiederemo anche a lei di darci una mano, perché fra poco c'è le ferie, la città si svuota e si va incontro proprio ai furti, furto abitazione, sicché insomma vediamo un po' le forze dell'ordine. Ora sono arrivati i nuovi agenti, abbiamo visto, letto le agenzie, ci auguriamo anche che serva per prendere atto della situazione e intervenire. Le forze dell'ordine stanno lavorando, però ecco, occorre di più. Questo è l'appello che il comitato a cittadini attivi di San Jacopino fa per una maggiore intensificazione dei controlli. Nel frattempo affidatevi a questo.